in tutta quest'area, erano più di 30 anni che non si facevano interventi, quindi la richiesta dei cittadini era motivata, praticamente era giusta. Quindi l'amministrazione se ne è fatta carico, un intervento importante, perché stiamo parlando di un intervento di 2 milioni di euro, perché il progetto approvato riprevede la manutenzione, cioè il rifacimento della strada, preservando gli elementi lapidei che sono praticamente nella strada, quindi è un intervento importante. È iniziata questa mattina la prima fase dei lavori di ripavimentazione stradale di Piazza Carlo III. È previsto il rifacimento dell'intera sede stradale e si procederà a traffico aperto, a partire dalla semicarreggiata che inizia dall'intersezione con via Tanucci, per continuare poi sul tratto di via Furia adiacente al Reale Albergo dei Poveri fino al Reale Orto Botanico. Su prescrizione della sovrintendenza saranno mantenuti gli attuali cubetti di porfido. I lavori termineranno entro il 2017 con un intervento pari a 2 milioni di euro, tutti coperti da fondi comunali. Io ricordo che abbiamo mantenuto circa 60 km delle viabilità principali, quindi il 30% della viabilità principale per la cittadina, e mi riferisco a tutti interventi fatti con fondi di bilancio del Comune di Napoli, che in un momento non di grandissima floridità come il resto d'Italia, quindi con grandi sacrifici, però con la programmazione stiamo portando avanti tutti questi interventi. Oltre ai fondi di bilancio sulla strada, io ci tengo a dire che anche nel patto per la città di Napoli, per la città metropolitana in realtà di Napoli, 5 milioni sono dedicati ai collaudi del Reale Albergo dei Poveri, quindi significa che in questi anni circa 7 milioni di interventi vengono destinati per il recupero di questa parte della città importante. A breve dovrebbero partire anche i lavori che riguardano questa zona, i lavori su Ponti Rossi, i lavori a Corso Meridionale, via Amasoni, e spero che partano anche finalmente i lavori di via Nuova del Campo, via Don Bosco è stata fatta, che poi è molto importante per il collegamento con l'aeroporto. Quindi nei prossimi anni, insomma, tutta una grossa parte degli assi viari di questa zona verrà recuperato e restaurato.